tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video oggi. Allora, visto che in questo periodo starò molto tempo a casa per motivi ovvi che tutta l'Italia sa, ma tutto il mondo perché ormai, per motivi ovvi del coronavirus. Oh, esattamente, qua c'è Mattia, saluta, ciao! Ciao! Per motivi ovvi, in altra volta, quante volte l'ho detto non lo so, starò molto tempo a casa. E per cui ho detto, perché non faccio la cosa che mi piace di più fare? La cosa che mi piace di più fare in tutto, a parte stare con il mio fratellino, a parte ciò, la cosa che mi piace di più fare in tutto e per tutto è sfidarmi, fare delle sfide contro me stessa, Sara che sfida Sara. Questo però io l'ho sempre fatto e ho deciso di filmarlo per non scordarmelo, perché magari quando sarò vecchietta io andrò a rivedere questi video. Ciao Sara vecchietta. E per cui io tutti i giorni mi sfido da sola, però questa cosa io non la filmo e da oggi in poi io ho deciso di filmarlo. Quindi le sfide cosa saranno? Ve lo spiego subito. Allora, voglio più che altro imparare a fare delle cose, ma cose non normali, cioè cose un po' che non tutti pensano, esatto, cose che non tutti sanno fare, e io voglio imparare a fare queste cose. Faccio un esempio, i cubi di Rubik, ecco, questa è una grande sfida, perché io so risolvere tutti quanti i cubi di Rubik che io possiedo. Matti li sta andando a prendere, ovvero, allora, i cubi che io ho e li so risolvere tutti quanti, no Matti, prendili tutti, passameli qui. Qua, sì, passameli qui, sono il 3x3, questo. Vabbè, qui. Questo è solo bello. Ok. No, prendili tutti. Sono il 3x3. Il Megamix, questo qui. Spero che li sto pronunciando bene, però, ok? La Pyramix, questa. Sì, però ora li fai vedere tutti. Aspetta. Il Mirror, questo qui. Che, vabbè, è un po' stranito. Il 2x2. Wow. Dove lo metto? Non c'è più spazio. No. Il 4x4 e il 5x5. Però ora si riprendono più o meno. Poi abbiamo un altro 3x3, però è uguale, soltanto che è con i Lego. Questo che l'ho fatto oggi io per la scuola, che però non ci sono andata, quindi bene. E questo qui che è un altro 4x4 doppione. Che quando sono grande mi regalerò. Allora, quindi, detto questo, cosa volevo dire? Facciamo spazio qua tra tutti i gruppi. Detto questo, allora, io questi cubi li so risolvere tutti quanti. Ce ne hai 8. Esattamente, li so risolvere tutti. Il problema qual è? Il problema è che, a parte il 3x3, questo qui, tutti gli altri ci metto molto molto tempo a farli. Però sempre li fai. Li riesco a risolvere tutti quanti, però comunque ci metto molto tempo. Alcuni algoritmi, gli algoritmi all'insieme delle mosse, per capirci, alcuni algoritmi li ho inventati io, funzionano lo stesso, però ci metto molto molto più tempo a risolverli. Per cui, insieme a voi, perché altrimenti ho paura, insieme a voi, voglio imparare a risolverli nel meno tempo possibile. Questo anche il 3x3. Perché? Perché io al momento per il 3x3 sì, ho anche inventato io alcuni algoritmi, perché alcuni non me li ricordavo e quindi li ho inventati io. Funzionano lo stesso e anche alcuni sono più veloci di quelli che ho visto, che ho visto sopra YouTube e altri siti. Comunque al momento sto usando il metodo a strati, un po' modificato da me, però comunque sempre metodo a strati è. Ci metto all'incirca un minuto e mezzo massimo, non supero un minuto e mezzo per risolverlo.
io voglio scendere al di sotto di questo minuto usando il metodo Friedrich o Friedrich, non so bene come si pronuncia. Comunque, a parte il 3x3, lasciamolo a parte perché comunque lo so risolvere, voglio imparare a risolvere bene tutti quanti i cubi, mettendoci più o meno 5 minuti, 10 minuti, ma non 3 giorni. No, vabbè, non ci metto 3 giorni, ci metterò una mezz'oretta a risolverli, ecco. Vabbè, mezz'oretta dico per questo, gli altri naturalmente, cioè questo qui ci metto 3 secondi, non ci vuole niente, però voglio imparare a altre tecniche, altre... avete capito? E in più voglio anche imparare a fare altre cose. Questa nuova categoria di video si chiamerà, non so ancora, o ce la farò, oppure... non lo so, insomma, devo ancora bene studiarmi il nome. Però, però comunque voglio iniziare questa categoria di video. Voglio anche imparare, vorrei anche imparare a scrivere con la mano sinistra, perché io sono destrorza, ovvero che scrivo con la destra, faccio la maggior parte delle mie cose con la mano destra. Però ho per casualmente, no, anzi non era molto casualmente, perché io qualche anno fa mi sono fatta male alla mano destra, non potevo più muoverla. Perché, quando? Poi te lo spiego. Mi hanno anche operato, poi vabbè, insomma, non dilunghiamoci. Quindi la mano destra non la riuscivo più a usare. Adesso per fortuna ho riacquisito l'uso della mia mano e ho cominciato a svolgere tutte quante le mie faccende, i compiti, scrittura e quant'altro con la mano sinistra. Naturalmente non è stato facile i primi tempi, però piano piano ho cominciato a andare più spedita con la mano sinistra. Però voglio, la scrittura non era uguale alla destra, non era perfetta, bellissima, no, assolutamente no. E per cui voglio esercitarmi a scrivere, a fare le altre cose con la mano sinistra. E quindi vi voglio rendere partecipi di ciò, perché non dovrei farlo, quindi sì. E in più adesso vedremo qualche altra sfida da fare contro di me. Tutto ciò verrà pubblicato, spero, perché sono una persona alquanto pigra, se mi va, se ne ho la possibilità, per tante cose, questi video verranno pubblicati. Non so ancora, ripeto per l'ennesima volta, non so ancora come si chiamerà questo nuovo format, penso tipo mi sfido, ce la farò, ce la devo fare, non lo so, cose del genere, poi comunque ve lo faccio sapere. E niente, questo video finisce qui. No, aspetta. Ah, ok. Mattia mi... prima di finire questo video, Mattia mi fa... come si dice? Che scombino. Mi mescolerà il cubo di Rubik, il 3x3, intendiamo. Vabbè, e io lo dovrò risolvere, vi faccio vedere, metterò anche un timer. Per il momento facciamo soltanto il 3x3. Il timer lo terrà Mattia qua, sperando che voi lo vediate. E niente, cominciamo. Mattia, aspetta, prima ti volevo far vedere un'altra cosa, no? Perché qua è tutto bianco, no? Qua è tutto bianco, no? Come giro? Comunque adesso io metterò il timer. Aspetta, e Mattia lo andrà a mischiare. Mettiamo il timer. No, il timer, il cronometro. Mischiato. Vabbè. Ragazzi, vedete tutto mischiato. Ok, Mattia lo tieni per favore qua in modo che si vede. Vabbè, insomma, vedi tu. E per avviarlo premi il pulsante verde. E poi ripremi quello rosso. Aspetta, fatemelo vedere. Cominciamo, massima serietà. 3, vabbè. Aspetta. No, aspetta, lo devo vedere. Ok, 1, 2, 3 e 4. No, appunto, sì, ok. Dimmi via. Pronta, 3, 2, 1, via. Devi vedere storto. Non fa niente. Thank you.
3. Ok, l'ho finito. 1 minuto e 18. 1 minuto e 18, vabbè dai. Buono, dai, diciamo buono. Quindi il mio tempo per il momento è 1 minuto 18 te più o meno. Mischiare. E no. Quindi niente, questo video finisce qui. Grazie per aver per averlo visto. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ah, a proposito, mi dimentico sempre delle stesse cose. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e attivate la campanella, quella campanellina vicino al tasto iscriviti. Fatela diventare blu, perché così ogni volta che io caricherò un video vi arriverà la notifica. Grazie per aver visto il mio video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!